Siamo in piazza con Annalisa di Extinction Rebellion per una 2 giorni. Come una 2 giorni di assemblea pubblica, vuoi spiegarci, Annalisa, come funziona questa iniziativa? Allora, questa iniziativa è nata dalla constatazione che nonostante a Torino ci siano tantissimi movimenti e realtà che si occupano di tanti temi, che si possono in qualche modo ricondurre alla crisi planetaria che stiamo vivendo, è difficilissimo parlarsi. In questo periodo ovviamente molto di più di prima, ma in generale è difficile confrontarsi, trovare dei momenti e degli spazi per ragionare assieme. Quindi abbiamo voluto organizzare questa 2 giorni in Piazza Castello, ovviamente per necessità, perché non ci si può radunare al chiuso, ma anche per dare un segnale, nel senso che questa piazza è la piazza della città, ma è uno spazio pubblico di cui noi ci stiamo riappropriando. Ci sono 4 tavoli dislocati nelle 4 mezze giornate. Il focus è quello dei temi su cui ogni movimento si scontra nel rapporto col potere e nel tentativo di portare il proprio messaggio. Quindi abbiamo organizzato un tavolo del rapporto con i media, un tavolo in cui discuteremo del rapporto con le forze dell'ordine e la repressione in generale. Oggi pomeriggio, domani mattina, quindi domenica mattina, si parlerà di disobbedienza civile, che è un po' la cifra delle proteste su cui lavora Extinction Rebellion. Nell'ultimo tavolo, domani pomeriggio, invece, sarà un po' un modo per fare il punto di quello che ci siamo detti e provare a capire quali sono le convergenze e se si riesce a individuare dei temi che ci accomunino e delle date, perché l'idea è anche quella di provare a organizzare poche cose insieme per essere di più.